Ha avuto una risonanza mediatica straordinaria l'episodio accaduto a eh, Oppido Mamertina, provincia di Reggio Calabria, il 2 luglio scorso. L'episodio già lo conoscete, lo riassumo eh, con pochissime parole. La Madonna delle Grazie che è veneratissima in quella parrocchia e di cui si celebra appunto la festa il 2 luglio, viene portata in processione. Una processione che, come avrebbe descritto benissimo Fabrizio De André, quando... Eh, ci esponeva nelle sue filastrocche lo spessore di una comunità che vive: vedono le autorità presenti, le autorità amministrative, i carabinieri, eh, tutte le persone importanti in vista della città e poi la Madonna con i, portanti, con i portatori, il parroco e tutto il grande popolo, l'enorme folla di popolo che segue pregando in onore della Madonna. Se non che. Eh, a un certo momento si propone eh, una, come dire, una, una, devi, una rettifica al percorso e si fa passare la Madonna davanti alla casa di un noto esponente dell'andrangheta condannato all'ergastolo per molteplici reati. E la Madonna viene fatta inchinare davanti alla casa di questo signore che agli arresti domiciliari, cioè sconta la pena dell'ergastolo in casa perché 82enne. E la Madonna fa quindi l'inchino e poi si riprende la strada e si va avanti. È a quel punto che uno, il comandante della locale stazione dei carabinieri, si dissocia da questo episodio. Lascia la processione, se ne va protestando dicendo io non ci sto che succedano queste cose. E così dopo l'inchino del Giglio con tutto il disastro di morti e di danni che ha portato, siamo a un altro disastro, questa volta l'inchino della Madonna davanti a un boss malavitoso. Io non sono tra quelli che eh, fa lo scandalo per la strumentalizzazione della Madonna e credo che anche la Madonna tutto sommato proprio non gliene sia importato niente. Chi è più forte, chi è più grande di solito eh, credo che guardi con un sorriso molto distaccato quello che succede. Del resto la strumentalizzazione del sacro non è di oggi, è sempre avvenuta. Succede spesso, magari non in forma così clamorosa, però succede spesso ed è un fatto che bisogna contemperare nella Chiesa. Vorrei invece oggi fermarmi su due brevi considerazioni. La prima. Perché eh, soprattutto nel meridione, anzi nel meridione eh, c'è questo atteggiamento di riverenza eh, nei confronti di questi personaggi malavitosi, mafiosi dell'andrangheta, camorristi? Perché c'è questo atteggiamento di riverenza che coinvolge spesso anche le manifestazioni religiose? Perché poi non si tratta soltanto della processione della Madonna delle Grazie, ma di tante altre manifestazioni. Io credo che la motivazione sia complessa. Mi verrebbe da dire intanto che qui più che della fede si tratta di un fenomeno sociale. Ma perché questa riverenza che coinvolge anche la dimensione spirituale e religiosa nei confronti di questi personaggi che non meritano nulla da un punto di vista del rispetto sociale che noi dobbiamo alle persone oneste? Ripeto, credo che ci siano delle motivazioni storiche. È indubbio che, in passato, quando lo Stato non era efficiente sul territorio, spesso la mafia ha svolto una funzione di eh, tutela sociale, che poi facesse i propri interessi è un altro paio di maniche. Ma la mafia, come l'andrangheta o come altre realtà, facendo il proprio interesse e lo sottolineo, non fraintendetemi, non sto giustificando, sto tentando di capire il perché. E tra le ipotesi del perché c'è anche questa. Dicevo, la mafia in qualche maniera diventava, surrogava lo Stato e quindi interveniva nella gestione del territorio dando l'impressione a questa povera gente di essere tutelata da questi signori potenti. Non dimentichiamo poi che il potente nell'immaginario collettivo e quindi anche nella coscienza di popolo soprattutto, il potente è sempre una persona riuscita. Questo spiega perché poi noi scopriamo non solo queste processioni con l'inchino della Madonna, il boss della malavita, ma comprendiamo perché c'è il famoso mafioso latitante con il prete, il confessore, il padre spirituale che lo raggiunge continuamente, lo va a confessare, gli va a parlare, gli va a dare il conforto religioso. E uno si domanda, ma scusa, tu vai da questa persona, gli fai il padre spirituale e non lo hai mai convinto a, a fare davvero penitenza, consegnandosi, dicendo quello che sa, spiando eh, le conseguenze del proprio peccato. Insomma, sono dei fenomeni molto complessi. Ripeto, io credo che all'origine queste manifestazioni del sud siano una sorta di riverenza per una società, quella malabitosa, che governava il territorio e che in qualche maniera, alla vista del popolo molto semplice, era, finivano per essere visti quasi come dei benefattori sociali. Purtroppo questa è davvero un'aberrazione. E qui vengo al secondo pensiero. Da anni ormai, da tanto tempo ormai, la Chiesa denuncia la mancanza di legalità. Ricordo benissimo le parole di, Papa, di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, quando gridò verrà un giorno e parlava ai mafiosi, verrà un giorno in cui sarete sottoposti al giudizio di Dio. Sto pensando a Papa Francesco che ha parlato di scomunica per chi vive all'interno di queste logiche mafiose. Sto pensando ai preti che hanno pagato con la vita la loro, il loro rifiuto a queste logiche mafiose. Sto pensando a tanta gente, magistrati e quant'altro, che si sono rifiutati di sposare queste logiche. Quindi voglio dire, anche all'interno di questa società del Sud, eh, c'è comunque, comunque un fermento che dice basta, non ne vogliamo più sapere. Allora la domanda mia viene... Ed è purtroppo una domanda con una risposta amara. Ma il parroco cosa ci faceva nella processione? Se non fosse per i carabinieri, noi non sapremmo neanche quello che è accaduto ad Oppido Mamertina. È grazie alla Benemerita se oggi noi sappiamo quello che è accaduto. E mi verrebbe da domandare. A questo prete giovane, a questo parroco, che fra l'altro è cugino di questo ergastolano dell'andrangheta e che vive nel proprio paese, vorrei chiedere, ma caro confratello, tutto ciò che la Chiesa dice della mafia, dell'andrangheta, della Camorra, tutti i preti che sono morti a causa di questa eh, perniciosa malattia sociale, ma non ti interpellano. Quando con i tuoi comitati hai organizzato questa processione, non sapevi dove sarebbe approdata questa processione, quali gesti avrebbe messo in essere. C'era bisogno che questi portatori si fermassero davanti alla casa del boss e tu rimanessi indifferente, o quantomeno che la tua presenza fosse indifferente e preparando una festa come quella della Madonna delle Grazie non avresti dovuto parlare alla tua gente magari con un triduo spiegando il senso di una processione spiegando che essa è la testimonianza di fede che non è solo una dimensione sociale della fede, ma è una testimonianza del Vangelo che vuol liberare la società dalle sue tossine questa è la domanda di fondo che mi faccio. Quando io preparavo le processioni sapevo dove si andava e c'erano delle prese di posizioni molto precise sul cosa fare e sul come fare. Allora davvero vorrei dire, senza voler essere eh, duro, eh, tranciante, vorrei dire fratello caro. Quando si guida una comunità bisogna aiutare questa comunità ad entrare nel Vangelo, altrimenti le logiche sociali porteranno la Chiesa dentro alle proprie logiche, con il rischio, lo abbiamo visto, di tradire il Vangelo.